Devi guardare là. Camera. Come non potevo immortalare il mio ritorno su YouTube se non con un video ai mai con mia madre. Ciao a tutti, sono Simone e benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, come ho detto prima, farò un video ai mai con mia madre. Saranno domande imbarazzanti, piccanti e stupide, quindi scoprirò un po' delle cose di mia madre, lei scoprirà di me e voi scoprirete di tutti e due. Che fortuna. Che fortuna. Iniziamo dalla prima. Hai mai ricevuto una proposta di matrimonio? Sì. Veramente? Veramente? Io mai, è in programma. E beh, mai, sei giovane, io ho quasi 50 anni, quindi... Voglio vedere la parte psycho di mia madre. Hai mai gridato in un locale? Anche. Che hai gridato in un locale? Magari sulla gioia. Ma che però no, ho gridato urla. Ho gridato così a random. A random. No. Hai mai dato informazioni errate solo per il gusto di farlo? Errate. Quindi qualcuno ti ha chiesto un'informazione tu solo per divertimento hai detto la cosa sbagliata. No. Io sì. No, vabbè, non lo sapevo, quindi gli ho detto. Sei mai stato espulso da scuola? No. Io in prima elementare stavo per essere espulso. Ma è bravissima. Questi 3000 denti mentre ridevo. Pure ciò che hai mangiato il giorno prima. No. Hai mai baciato qualcuno del tuo stesso sesso? Sì. Io mai. Io sì. Provare tu. Hai mai avuto esperienze su? Nì. Non ho detto sì, ho detto no, è diverso da sì. No, io no. Adesso, 19 anni, una vita. Oh mio Dio. Sei mai stato in un sexy shop? basta, non fate la... Mi sentite da Bordeaux. Ma poi cosa come? No, vabbè. No, io neanche, è meglio ordinare online così non ti parlo. No, ma che figura, diverto pure. Hai mai tirato dei bidoni? Non si fa, però sì. Però non fatelo. Sì, io no, cioè bidoni ai miei amici, nel senso per uscire sì, però bidoni, cioè io non ho mai avuto sto io purtroppo. Di accesso, mamma, di le cose ma sei. Mia, ma... Hai mai assistito a un incidente stradale? Purtroppo io sì. Io anche. Hai mai giocato a squash? No. Sei mai stato legato? Legato in che senso? Legato? Credo sentimentalmente. Tutte e due i sensi. No. È vero! Hai mai avuto un colpo di fulmine? Purtroppo anche questo sì. Perché purtroppo? È una cosa bella. Io anche. Perché poi il fulmine ti prende bello in fronte. Purtroppo sì. Però poi non so come mai sono rimasti i colpi di fulmine. Ah, però colpi di fulmine come... possono essere anche perché magari vai avanti nel tempo. Invece... Scusate, devo dire, abbasso l'audio. Un colpo di fulmine. Beh. Quello è un colpo di fulmine. Un bel colpo di fulmine. Recente. Purtroppo. Io sono andata a bordo io. Hai mai sentito la mancanza di un ex? No, quando io chiudo, chiudo. Io non posso dire la stessa cosa perché... Io invece no. Però con degli ex sono rimasta in ottimi rapporti. Con alcuni no, purtroppo. Mi dispiace, però ce ne farebbe una ragione. Mamma, sei mai stata con uno più piccolo di te? No. No. Io... La via di mezzo. Quelli più piccoli ti danno carica. Quelli più grandi... Hai mai fatto pazzie per amore? Quando ero più giovane sì, crescendo non me ne può fregare di meno. Apatica. Io sì, tante. Hai mai fatto il bagno di notte? Sì. Ma... Perché c'è da ridere? Ma non c'è da ridere, mamma, anch'io l'ho fatto il bagno di notte. Mamma, non era solo un bagno, se ridi una. Un bagno di notte? Ho fatto un bagno di notte. Andiamo avanti. Domanda collegata. Hai mai desiderato che la notte non finisse mai? Ma come le notte non finiscono? Oh! Hai mai fumato il narghile? Sì, come... Sì, però non... Sei sempre riattaccata. Non è vero. No, è vero. No, no, non mi piace. Allora, ho fumato da giovane, fumavo le sigarette, e ho smesso fortunatamente. Tornassi indietro sarebbe una cosa che non rifarei mai più. Hai mai perdonato? Tante volte. Sempre da giovane, adesso non perdono. Madonna, ma che sadica. Da giovane ho perdonato tantissimo. A prescindere, crescendo perdono molto di meno. Sei mai stata alle terme? Non ri... No, non ri... Sì. Basta. Sì. Hai mai fatto un murale? Mm. No, no, non ho mai fumato. Non ridere perché non l'ho mai fatto. Tu? Posso dire perché mi arresto? No, no, non l'abbiamo mai fatto. Hai mai fatto un incidente in macchina? Ma non lo dico perché porta male, quindi andiamo avanti. Hai mai scritto una lettera d'amore? Sempre da giovane. No, sei scritto papà le 100 cose che amo di te in quei spaghettini lì. Da giovane. Da giovane sì. Sei un po' perso, purtroppo. Hai mai odiato? No. Io dico sempre che quando uno odia è perché ama. Io per il momento non amo nessuno, quindi non amo nessuno. Io... No, neanche da odiare, no. Hai mai sentito dolore fino a piangere e urlare? Mamma mia, quando siete nati voi. Con te Martina è stato velocissimo. Ma non dolore fisico, dolore nel senso che stai talmente male psicologicamente. No. Hai mai fatto un selfie sexy? Sì, qualcuno. Io anche. Poi, hai mai tradito? Allora, non ho mai tradito dal momento che è in relazione. Quindi in relazione io non ho mai tradito. Io neanche mai. Ma se dovessero tradire...
No, io non ho mai tradito. Tu pensi che i due ex possano essere amici? Sì, ma io penso proprio di... I due ex possono essere amici se non c'è né da una parte né dall'altra ancora una forte emozione, una forte attrazione. Però io credo nell'amicizia tra due ex. Io e papà siamo amici. Hai mai rubato qualcosa? Della bambina, forse, ma l'hanno fatto tutti. Anche il lucida labbra. Lo bello, la bella. Come si chiamano i lucida labbra? I miei uccelli. Hai mai pensato di cambiare la tua vita? L'ho già cambiata varie volte, anche basta. Io posto bene così. Ma tu non dici mai niente. Tu, sì, sei tu che argomenti. Mi piace parlare. Ti vedo. Ultima domanda. Hai mai avuto un attacco di diarrea a scuola? Ma dai, lavoro? Ma che schifo. Ma no, dai, che schifo. Ma no, vabbè, ma dai, fai qualcosa di... Hai avuto un colpo di... Hai mai... Ma questa, ultima domanda, vera. Hai mai mentito dicendo ti amo? Ma più che altro mi hai detto... No, mamma, no! È vero. No, bannano il video, no. Lo bannano? Sì. E allora no, cosa dici? Mamma, leva! In diretta. Ah, ma farne ancora una? Vabbè, facciamo una. Ti sei mai ubriacato senza ricordarti cosa hai fatto il giorno dopo? Allora, non è che non mi sono mai ricordata di cosa ho fatto il giorno dopo. Ma mi hanno messo nel bicchiere, meno male che c'era una mia carissima amica, una che sono stata malissimo. Io non ho capito più niente. Meno male che c'era questa mia cara amica che mi ha accompagnata a casa. Quindi ragazzi, mi raccomando, ragazze soprattutto, non lasciate mai i bicchieri sul tavolino. Io invece un sacco di volte. Sì, purtroppo. Niente ragazzi, questo video è finito. Spero vi sia piaciuto. Se volete un altro video con mia madre, non di questo genere perché abbiamo chiuso, vi lascio tutti i miei social. Seguitemi su Instagram, seguitemi su TikTok e ci vediamo a un prossimo video.